Signori e signori, buongiorno! Oggi è il 14 di aprile, sono all'Arci di San Lazzaro, non so se si vede molto bene, comunque per la camminata di cui accennavo ieri, il giro podistico di San Lazzaro, iscrizione fatta, 2 euro come al solito. Ora andiamo verso la partenza che ho visto che tecnicamente là ho dovuto parcheggiare lontanissimo. Mi sa che ci sarà veramente tantissima gente oggi. La partenza per la camminata è libera dalle 8:30 alle 9. Sono le 8:31 tecnicamente, quindi diciamo che sono in orario. Comunque mi sa che sarà opportuno sgambettare un pochino. Questo giro va su per la Croara, quindi sarà anche un po' in salita. Alle 10 parte la competitiva, perché oggi c'è anche la competitiva, probabilmente per quello che c'è un bordello di gente. Cioè, perlomeno, non lo so se è normale che non ci sia parcheggio qua. Però sì, sono diventata scema a trovare da parcheggiare, se no sarei anche arrivata prima. Dunque, abbiamo passato il secondo chilometro da un po' e siamo saliti su per via Martiri di Pizzo Calvo, ma adesso la strada asfaltata è finita, siamo in un sentiero in mezzo al bosco. Speriamo non ci sia troppo fango, per ora no, effettivamente sembra buona, non vorrei infangarmi come ieri. Stavo inciampando. Dunque, mi sono ricordata di far partire l'app Runtastic, però porca miseria, mi sono invece dimenticata di attivare l'app dei punti della COP, che si chiama non me lo ricordo più, lo scrivo qui sotto. Che in pratica è un'app che quando si cammina o si va in bicicletta si guadagnano punti, equattivi si chiama, vabbè, magari lo scrivo sotto lo stesso. Comunque si guadagnano punti che possono essere convertiti in punti COP, il che è molto bello perché quest'anno con 3000 punti COP danno un buono da spendere da GameStop di 25 euro, e io lo vorrei, però 3000 punti COP sono un po' tanti. Anche perché in realtà la COP non è che andiamo moltissimo a fare la spesa. Comunque, il problema è che Runtastic lo posso attivare anche offline e tutto. Equattivi no. Mi funziona perfettamente anche offline dopo, eh. Quindi non c'è bisogno di avere la connessione dati. C'è una macchina. Però per attivarla, mi faccio da parte. Per attivarla bisogna essere online. E quindi niente, devo sempre ricordarmi di attivarla da casa finché ho la connessione. Mi sono dimenticata, pace. Il fatto è che oggi sono 10 km abbondanti, mi ciuccio 100 punti abbondanti. Ah! Vabbè, laggiù uso un po' di zoom. Si intravede quello lì, quella cosa fatta un po' tipo cutter, che è il grattacielo dell'Unipol che sta di fianco al centro commerciale di Alarga, al Pianeta, dove siamo andati diverse volte. Comunque è bello qua su, eh? Ok, siamo ufficialmente in cima alla Croara, che adesso si scende. Esattamente, non so bene il giro, credo verso la Ponticella, poi dopo si risale verso Bellaria. Comunque vabbè, sono un po' sudata, è che stamattina era parecchio freddino, infatti la macchina diceva 5 gradi, quindi mi ero vestita un po', ok, fa caldo andare in salita. Siamo al quarto chilometro, tecnicamente la Croara comincia lì, come si può notare dal cartello. Comunque è già un po' che stiamo scendendo, quindi cioè pensavo che, perché nella mappa Croara me lo segnerà su, non lo so, vabbè. Come avevo presupposto, stiamo scendendo verso la Ponticella adesso.
per andare a San Lazzaro si continuava di là. Lì dietro c'è il ristoro con acqua e tè. E basta. Mi piacciono di più i ristori dove ci sono anche i biscottini, le cosine da mangiare. Orbene, siamo alla deviazione tra la competitiva e la maxi. Andiamo per l'Audi 4. Insomma, non è tardissimo, quindi non so quanto sia stata una grande idea fare la maxi 10 km qui per il parco, perché un po' di fango c'è, come dire, e tra l'altro sta cominciando a dare qualche goccia. Speriamo in bene. Qui in pratica siamo sempre nel parco del Lungo Savena, già fatto anche per altre camminate. Bene, credo che adesso abbiamo cominciato la salita verso Bellaria, sempre per sentiero, un po' fangosetto, ma vabbè, pace. Per ora sta ancora appena appena gocciolando, non è vera pioggia, speriamo non peggiori. Comunque ormai non manca più molto, ho già passato da un po' l'ottavo chilometro, quindi insomma. Siamo al nono chilometro, lì c'è il cartellino e c'è anche parecchio fango. Aspetta, vediamo dove passo. Okay. Sono le 10:10, quindi la competitiva è cominciata tecnicamente da 10 minuti, ma quelli corrono sul serio, quindi tra non molto ho come il sospetto che me li vedrò arrivare alle spalle. Essendo una competitiva, comunque dovrebbe arrivare davanti il tizio in bicicletta che scampanella e che avvisa. Vedremo. Questo qua comunque è l'ospedale Bellaria. Questa alta torre, cioè, sembra più un comigno. Non lo so che cosa sia. Dico la verità. La corsa va di qua. E niente, qui c'è appunto l'ospedale Bellaria. Qui c'è i risvegli. Questo qui davanti al parcheggio del Bellaria, eccolo lì, lì, è l'eliporto in pratica, dove atterrano gli elicotteri. Peccato che non c'è Claudio, che questi ponti dove si vede sotto l'altezza non sono proprio l'ideale per lui. Lì c'è il cartello del decimo chilometro, quindi ormai siamo quasi arrivati, dovrebbe essere 10,5 km in teoria. Infatti adesso, vabbè, sì, là, si scende. Laggiù. Buongiorno. Sono ufficialmente arrivata. I competitivi ancora non si vedono. Vabbè, ma ormai dovrebbero arrivare. Bene, fantastico, ho già fermato. Intanto che aspetto che il semaforo diventi verde per poter passare, vi metto le statistiche di Rantastic in 3, 2, 1. Abbiamo acqua, spicchi di limone d'arancia, biscotti e pezzettini di colomba. Il premio di partecipazione è questa, confezione di tagliatelle granarolo. Non male, però sì, effettivamente a livello di ristori ieri decisamente meglio. Comunque vabbè, poco importa, tanto adesso vado a casa e andiamo a farci una bella scorpacciata di pesce con i genitori di Claudio, che sono tornati dal mare per qualche giorno, quindi oggi mangiamo da loro, con loro, e si fa una bella buffata di pesce. Ottimo. Bene, adesso me ne torno appunto a casa. Una cosa mi sovviene, i circoli Arci, non so se fuori dall'Emilia Romagna quantomeno esistano, perché c'è la componente più giovane del nostro trio
che non è proprio di qui. Forse si sente quando parla dall'accento. Comunque, viene da Gioiosa Marea in Sicilia. Non avevo la più pallida idea di cosa fossero i circoli arci. Qui ce n'è veramente tantissimi. È un circolo arci, anche l'Arci Benassi, quella che dicevo nell'altro video, dove va sempre mio nonno. Questo qui è l'Arci di San Lazzaro. Ce n'è veramente in ogni dove. In pratica sono circoli per i vecchi, per le persone un po' in là con gli anni, diciamo. Dove si va a socializzare, fare attività. In realtà fanno veramente tante cose i circoli arci. Organizzano viaggi tutti i fine settimana, venerdì, sabato, domenica, adesso non so bene, comunque sabato e domenica sicuro. Fanno le serate con la musica, si balla, fanno un sacco di cose. Le serate musicali sono, beh, ovviamente con il liscio. Qui in Emilia Romagna il liscio ovviamente la fa da padrone. Come dire, il semaforo è rosso, non c'è nessuno, ma aspettiamo. Verde, grande. No, qui facciamo notte, anche perché io prima di arrivare alla macchina, adesso mi ci vorrà un po'. L'ho parcheggiata lontanissimo. Vabbè, sono cose belle. Va bene, con questo direi che è tutto. Ci risentiamo la prossima volta, che probabilmente sarà durante la settimana, non lo so, perché dovremmo tornare a fare geocaching, in particolar modo ai Giardini Margherita, che quel codice QR, piccola parentesi, che non avevamo trovato, effettivamente non c'era. Era sparito e l'owner, cioè il proprietario della cache, l'ha scritto che ha provveduto qualche giorno fa a ripristinarlo, perché effettivamente non c'era più. Quindi dovremmo poi tornare a cercarla, a rifare, insomma, a fare tutto il percorso con i codici QR. Va bene. Con questo è tutto. Ciao ciao!